Pronto. C'è qualcuno fra di voi o camerati che ricorda l'inedito discorso di Eboli pronunciato nel luglio del 1935, prima della guerra etiopica? Dici che avremmo spezzato le reni al nemico. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, ti dico che spezzeremo le reni alla Grecia. Quando alle porte dell'inverno del 1940 l'Italia aggredisce la Grecia dal territorio albanese, si trova di fronte un esercito più motivato del previsto. Le cattive condizioni territoriali e meteorologiche portano a un lungo stallo invernale che logora i soldati e ne mette in luce tutti i limiti. Mussolini pensa di poter condurre una guerra parallela a quella dell'alleato tedesco ed espone così il regio esercito a combattere su più fronti, non solo la Grecia e i Balcani, ma anche l'Africa. Quel sogno di potenza è destinato a infrangersi di fronte alla realtà. Direi che il paradosso, se così si può dire, di questa prima fase è che mentre siamo nel cuore dell'offensiva tedesca, quindi in un contesto nel quale la Germania ottiene i risultati militari anche al di là delle aspettative che aveva pianificato, i responsi che arrivano dalla cosiddetta guerra parallela sono dei responsi particolarmente negativi che mettono in causa sia la possibilità effettiva di costruire una guerra parallela, sia le scelte strategiche che l'Italia di Mussolini mette in campo, vale a dire la possibilità di muoversi come se si trattasse di una grande potenza. Le sofferenze dei soldati italiani sul fronte albanese sono l'immagine dei limiti dell'organizzazione fascista. Il dittatore greco Metaxas, capace di ricompattare il paese di fronte all'invasore, muore il 29 gennaio 1941. E il suo posto viene preso dal politico Alexandros Korizis. Anche sul fronte nordafricano il regio esercito subisce l'onta per mano inglese il 22 gennaio, quando Tobruk cade e 30.000 soldati italiani sono fatti prigionieri dei britannici. Esther Marozzi è una maestra milanese in pensione. Il suo diario, redatto dal 39 al 44, registra passo passo l'andamento della guerra sulla base dei quotidiani italiani e denuncia prospettive poco ottimistiche in merito alle scelte del regime. La lotta fra Gran Bretagna e Italia si svolge su terra, in mare e in cielo. Sul mare è pure bloccato interamente il nostro traffico. Le nostre navi stanno nei ben muniti porti ed escono solamente sommergibili e torpediniere incontro al nemico. Sul cielo avvengono combattimenti da ambo le parti. Gli aeroplani da bombardamento appoggiano l'opera dei sommergibili e delle torpediniere e si ingegnano di affondare il maggior numero possibile di navi nemiche. I bombardamenti di città e di basi militari non conseguono risultati decisivi né dall'una né dall'altra parte.
Per ora non vedo in che modo si possa uscire da così critica situazione. Il 9 febbraio è Genova a pagare il prezzo dell'azione bellica inglese. Un pesante bombardamento navale colpisce la città di prima mattina con l'intento di danneggiare il porto e le zone industriali. Gli inglesi erano venuti a conoscenza di un incontro tra Mussolini e il generale spagnolo Franco a Bordighera, in programma per il 12 febbraio. Il caudillo in Italia per incontrarsi col duce a Bordighera. Nella Villa Margherita si sono svolti i colloqui tra il duce e il caudillo. In caso di entrata in guerra della Spagna, l'Assia avrebbe avuto il controllo del Mediterraneo. Ecco perché l'azione britannica aveva il chiaro obiettivo di dimostrare la debolezza italiana agli occhi di Francisco Franco. I primi mesi del 1941 sono un momento di estrema difficoltà per l'esercito italiano. Leggendo alcuni documenti diplomatici, appare evidente di come Mussolini non fosse completamente rassegnato al ripiegamento, almeno non dal punto di vista diplomatico. Vediamo ad esempio in uno scambio di lettere tra Hitler e Mussolini. Hitler il 5 febbraio indirizza una missiva a Mussolini, sottolineando come avesse dei dubbi, delle perplessità sulle capacità del popolo italiano di resistere nel momento della difficoltà militare. Mussolini risponde a questa lettera il 22 febbraio. La mia fiducia nella nostra vittoria è radicata, profonda, incrollabile. Rileggendo la prima bozza, si rende conto di voler inserire una postilla, una puntualizzazione. È tale anche il sentimento del popolo italiano. Questo a voler dimostrare che l'Italia aveva ancora tutta l'intenzione di continuare a essere presente nella battaglia comune e a giocare un suo ruolo. Altro documento di interesse è un appunto di Mussolini del 4 febbraio 1941 su un incontro con il rappresentante jugoslavo nel momento in cui ancora si cerca di far entrare Belgrado nel patto tripartito. Mussolini fa intendere che il ruolo dell'Italia vorrebbe essere quello di paese mediatore fra gli stati balcanici e la Germania. Italiano, il popolo fascista merita e avrà la vittoria. Le privazioni, le sofferenze, i sacrifici che dalla quasi unanimità degli italiani e delle italiane vengono affrontati con coraggio e con dignità che può dirsi veramente esemplare, avranno il loro compenso. All'inizio di marzo è Mussolini stesso a recarsi in Albania per dare la spinta ai soldati al fronte. A distanza di una settimana, il 9 marzo, il generale Cavallero lancerà un'offensiva destinata a non portare progressi. La Bulgaria, intanto, il 1 marzo, rinuncia alla neutralità e firma il patto tripartito che la unisce alle forze dell'asse. Le truppe tedesche si schierano al confine con Grecia e Jugoslavia. È ormai chiaro che la situazione si può sbloccare in favore dell'Italia solo con l'aiuto dell'alleato tedesco. La guerra parallela è un'illusione a cui il duce deve rinunciare, ma il controllo dei Balcani è strategicamente fondamentale. La Jugoslavia è in serie difficoltà, sta cercando in ogni modo di difendere la propria neutralità, ma non è facile perché è sottoposta a spinte che arrivano da diverse direzioni. Certamente l'insuccesso italiano in Grecia dà un po' di respiro alla Jugoslavia perché l'Italia ha altro da fare, non è in grado di esercitare forti pressioni. E il governo jugoslavo cerca protezione presso il governo tedesco. Però alla lunga la situazione in Grecia comincia a diventare insostenibile. Hitler sta pensando all'operazione Barbarossa, quindi deve mettere in sicurezza i Balcani. Mettere in sicurezza i Balcani vuol dire fare fuori la Grecia, ma per fare fuori la Grecia bisogna neutralizzare la Jugoslavia e la Jugoslavia deve scegliere o di qua o di là.
il regno di Jugoslavia è pressato su più fronti, sia da Hitler che da Churchill. Il principe Paolo decide di firmare il patto tripartito, l'alleanza tra Italia, Germania e Giappone, a Vienna il 25 marzo, provocando così una destabilizzazione degli equilibri. L'ondata di proteste interne precipita in un colpo di Stato guidato dal generale serbo Dušan Simović il 27 marzo. Il trono passa al giovane cugino Pietro II di Jugoslavia e Hitler decide per l'intervento. Abbiamo due fronti che sono molto intrecciati in questi mesi del 1941 nella descrizione dello sviluppo della Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà presentano dei responsi diversi. Ecco, ciò che arriva dai Balcani è effettivamente una presa d'atto della sconfitta della strategia mussoliniana. Anche qui io distinguerei molto nettamente due aspetti. Il primo aspetto riguarda l'idea. L'idea e cioè la possibilità di raccontare una balla agli italiani. Dall'altra parte anche, io credo, una capacità della Germania di intervenire surrogando le debolezze che l'Italia aveva manifestato. L'alleato tedesco chiede all'Italia di mettere sotto pressione la marina inglese che rifornisce di armamenti e truppe i soldati in Grecia. Supermarina ha ancora presente il devastante bombardamento di Taranto di pochi mesi prima. Ma il 27 marzo lo scontro con i britannici presso Gaudo e Capo Matapan segna un altro momento drammatico per le forze di mare italiane. L'evento che porterà allo scontro di Gaudo nasce da due opposte esigenze. Da parte britannica era quello di intercettare un convoglio che loro supponevano dovesse rifornire le isole dell'Egeo. Contestualmente, la flotta italiana, per pressioni politiche fortissime, fu costretta ad abbandonare la sua missione principale, che era quella di garantire il controllo del canale di Sicilia e del Mediterraneo orientale, per effettuare una puntata che arrivasse a minacciare invece le comunicazioni britanniche rivolte verso la Grecia e che rifornivano la Grecia di uomini, armi e munizioni. Nel momento in cui la flotta italiana non era riuscita ad agganciare il nemico a causa dell'impossibilità di costringerlo al combattimento, visto che la missione non poteva comunque portare a ulteriori risultati, si organizza un rientro da parte della flotta e a quel punto viene a verificarsi un evento che in tutte le maniere si era cercato di evitare chiedendo la protezione aerea da parte delle forze aeree tedesche e italiane, ovvero una serie di attacchi aerei da parte dei velivoli delle portiere britanniche e da parte dei bombardieri britannici di base a Creta. In queste condizioni l'ammiraglia italiana, la nave da battaglia Vittorio Veneto, viene colpita da una rosolurante di una portiere britannica. Quindi a qualunque costo era necessario riportarla a casa in sicurezza, con uno schermo protettivo. E tutto trae origine da quegli imprevedibili casi in cui un'unità dello schermo protettivo, l'incrociatore Pola, dopo il tramonto viene colpita dall'ultimo attacco degli aerosiluranti britannici. Rimane indietro e deve essere soccorsa. Non essendo a conoscenza della vicinanza della flotta britannica, si decide di mandare a recuperarla il resto della divisione, la prima divisione incrociatori pesanti, e così facendo si trova nel pieno della notte agganciata dalla forza britannica che in quel momento per l'appunto stava risalendo verso occidente in cerca della flotta italiana. E in questo agguato notturno in cui cadono le navi italiane non c'è praticamente possibilità di reagire. Unità maggiori dotate di armi di grosso calibro e corazzate che nel giro di qualche minuto mettono fuori combattimento gli incrociatori pesanti italiani. Giovanni Beleffi è un marinaio fiorentino, sopravvissuto alla battaglia di Capo Matapan.
Un anno dopo, sul suo diario, descrive dettagliatamente i drammatici momenti seguiti all'affondamento dell'incrociatore Zara, dove molti dei suoi compagni sono morti. Fuori dalla torretta vedevo una gran luce. Udivo distintamente le grida dei feriti che si lamentavano. Un altro proiettile aveva preso in pieno la Torre 1, portandola in un sol colpo a mare. Solo le canne erano rimaste ciondoloni sul castello. Quanti pensieri in quegli attimi. Tutto mi sfilava davanti alla mente. Ormai capivo che la nostra fine era decretata. Da un momento all'altro facevo il conto di saltare in aria. Mamma, babbo, fratello, la mia Marcella, tutti salutavo con il mio cuore. È tremendo capire di dover morire. Era quasi un'ora e mezzo che ero in acqua quando la Zara saltò in aria. Sentimmo un boato fortissimo. Lo vedemmo spezzarsi in due e in mezzo a un getto di fiamme i pezzi saltarono a 200 o 300 metri di altezza. Quanti corpi umani gettò su e poi portò giù negli abissi con sé. Quanti cari amici avevo là sopra. Amici che non mi sarei mai immaginato di non vederli più. Giovanni riesce a raggiungere una zattera insieme ai suoi compagni e per più di un giorno resta attaccato a un remo in attesa di essere portato in salvo. La forza che mi aveva sorretto durante le 26 ore in mare, permettendomi di resistere sempre al mio remo, appena mi trovai sulla nave mi venne a mancare. Come avessi ricevuto un colpo alle gambe, mi si ripiegarono i ginocchi. Chiesi se fossero inglesi ed essi risposero con una parola già udita, ellenico, e capii di trovarmi su una nave greca. L'esercito tedesco corre in soccorso contemporaneamente sul fronte orientale e su quello nordafricano. Assieme all'azione balcanica, infatti, alla fine di marzo Rommel avvia l'offensiva in Libia. Il 6 aprile, con un violento bombardamento su Belgrado, l'armata tedesca invade la Jugoslavia, mentre dalla frontiera bulgara entra in Grecia sfondando la linea di protezione Metaxas. L'attacco del 6 aprile 1941 vede anche l'Italia coinvolta di nuovo. Mussolini a questo punto approfitta della clamorosa azione tedesca, un'azione che coinvolge 10 corpi d'armata, un'azione piuttosto vasta e che coinvolge appunto anche la Bulgaria, l'Ungheria, approfitta di questa situazione per risolvere gli antichi problemi con la Jugoslavia. Dunque, oltre a inviare un'intera armata, la nona in Grecia, a supporto delle truppe già presenti sul territorio, guidata dal generale Geloso, ecco che invia anche la seconda armata, che poi diventerà l'armata cosiddetta Super Sloda, cioè Slovenia-Dalmazia, la invia proprio per occupare la Dalmazia e occupare il Montenegro. È una situazione molto curiosa. Pochi mesi prima, nell'autunno del 1940, l'Italia era pronta ad assalire la Jugoslavia con 3 armate. Adesso, nell'aprile del 1941, in realtà l'Italia è occupatissima sugli altri fronti. È occupata in Africa, è occupata in Grecia e non riesce a venirne fuori. Quindi in realtà la frontiera Giulia è praticamente sguarnita e c'è anche qualche timore da parte italiana. Però poi in realtà l'esercito jugoslavo collassa sotto la pressione delle divisioni tedesche, quindi il fronte crolla, e all'ultimo istante i generali italiani riescono a mettere insieme una motocolonna che si precipita su Lubiana e arriva a Lubiana e dissa il tricolore sul castello di Lubiana proprio poche ore prima che arrivano i tedeschi. Lubiana è la capitale della piccola Slovenia.
ed è stata sempre nemica in ogni tempo degli intrighi e delle congiure serbe. Sul castello della città sventola il tricolore. Poi un'altra formazione motorizzata scende a tutta velocità lungo la costa dalmata, anche qui non trova resistenza, mentre un'altra colonna invece dall'Albania punta sul Montenegro, incontra un po' più di resistenza, ma comunque entra in Montenegro e in Montenegro si congiunge a sua volta con i tedeschi. Le truppe tedesche, con lo stile già noto, procedono alla distruzione della Grecia e della Jugoslavia. L'esercito tedesco è una macchina, messo in funzione e tira via dritto inesorabilmente. Speriamo che si rompa per la salvezza della civiltà europea. Lo dice chi ha un figlio sotto le armi e avrebbe tutto l'interesse a veder stritolare dal compressore stradale teutonico tutti i paesi europei in un baleno per arrivare a quella pace forzata che però le salverebbe il figlio dalle minacce dell'avvenire. Il folgorante attacco dei nostri picchiatelli sui centri nevralgici dello schieramento jugoslavo nei primi giorni di guerra. Bombe di grosso calibro su di un aeroporto. Raffiche di mitraglia su ammassamenti di truppa celata nella boscaglia. Al lavoro in altro aeroporto. Tutti gli apparecchi a terra sono stati incendiati e bruciati. Il Regio Esercito Italiano, dunque, si accoda all'alleato tedesco nell'invasione della Jugoslavia, partendo dalle proprie basi in Venezia Giulia, Istria e dal fronte albanese. Il 17 aprile, quando la Jugoslavia firma la resa, le truppe italiane arrivano a Mostar, Dubrovnik e Cetinje. La questione del Montenegro è un pasticcio orribile, tanto che Ciano scrive: non avrei mai pensato di consumare tanto fosforo per il Montenegro. Allora, il Montenegro è occupato, ma non annesso. L'ideale per governo italiano sarebbe un Montenegro indipendente, la ricostituzione del regno di Montenegro come ai tempi del re Nicola. Il re Nicola di Montenegro, fra l'altro, padre della regina Elena, d'Italia, moglie di Vittorio Emanuele. Però il re Nicola nel frattempo è defunto. L'erede al trono, Michele, non ne vuol sapere di far l'erede perché si proclama serbo. Altri nipoti non lo vogliono nemmeno. Allora si pensa ad un'unione personale con re Vittorio Emanuele, ma questa non decolla. Insomma, gli italiani non sanno cosa fare. Alla fine decidono di proclamare l'indipendenza e la reggenza di re Vittorio. Convocano un'assemblea a Cetinje, la quale solennemente proclama l'indipendenza del Montenegro e la reggenza del re Vittorio Emanuele e il giorno dopo scoppia un'insurrezione generale. La Slovenia non fa parte dell'orizzonte ottico, permettetemi una battuta, di Mussolini, nel senso che non è il suo obiettivo. E l'Italia sin dal 1915 ha escluso la Slovenia dai suoi, diciamo, disegni, sin dal patto di Londra, quello che fece entrare l'Italia appunto nel conflitto a fianco dell'Intesa. L'obiettivo dell'Italia è perfezionare una sorta di lago adriatico con tutte e due le sponde sotto la bandiera tricolore. Quindi la Dalmazia deve essere perfezionata. Tullio Campana, classe 1915, ha partecipato alla guerra in Jugoslavia come ufficiale automobilista. È rimasto in quelle terre fino all'8 settembre del 1943 e nel suo diario ha raccontato l'esperienza vissuta sin dai primi giorni. Siamo partiti da Ancona il 5 aprile, alle 7 del mattino. Era una giornata piuttosto grigia, poca gente, tanto meglio, perché così non si sono avute scene troppo dolorose. Mia moglie, nonostante avessi desiderato salutarla a casa, è venuta alla stazione. È stata brava perché non ha mostrato alcuna commozione. Ricordo e ricorderò per molto tempo
lo sguardo pieno di una infinità di sentimenti. Io mi sono mantenuto calmo. Certo, non mi rendevo conto di andare alla guerra. Che incosciente. Tullio raggiunge Bari e da lì Durazzo. Sarà uno dei soldati destinati a invadere la Jugoslavia dal confine albanese. A poco le sue considerazioni diventano un amaro manifesto sul declino dell'umanità. 13 aprile, Pasqua di Resurrezione. Cristo risorge e il suo motto di vittoria è pace. Invece, l'odio imperversa nel mondo e la guerra scoppia, si allarga, dilaga. Nelle loro case, lontano, le mamme trepidanti pregano e vivono in ansia. I loro cari combattono. Hanno l'ordine di uccidere e di farsi uccidere. Questa, la barbarie del XX secolo. Tullio arriva in Montenegro e descrive con parole semplici l'incontro con la popolazione e quello che vede intorno a sé. Il 18 alle 7:30 parto per Cattaro. Si incontrano lunghe colonne di gente, donne che portano in braccio i loro piccoli, uomini appesantiti dai fardelli delle cose di casa, occhi ancora timorosi, visi patiti che denotano come in quei giorni le sofferenze siano state molte. Ogni tanto qualche giovane, tuttora in divisa, disarmato, che se ne torna a casa. Un esercito in rovina. Ci salutano cordialmente e sembrano contenti del nostro arrivo. Sul versante greco l'avanzata tedesca è rapida e chirurgica. La guerra lampo che avrebbe voluto Mussolini alle porte dell'inverno può essere messa in pratica solo adesso grazie alla schiacciante forza dell'esercito di Hitler. Significativo mettere a fuoco come ci sia da una parte un esito immediato dell'offensiva tedesca, una guerra lampo davvero, poche settimane, grande mobilitazione di truppe, lì dove l'Italia e la Grecia si erano fronteggiate, si arriva e si risolve la questione. Il 18 aprile, il giorno della vittoria tedesca, il primo ministro Koryzis si suicida, lasciando il paese senza una vera e propria leadership. Il generale ellenico Papagos, non disposto ad arrendersi, viene destituito dal generale Zolakoglu, che tratta con i tedeschi. La questione fondamentale per tutte le parti in causa è quella dei termini della resa. La Germania pianifica, diciamo così, l'uscita dall'opzione militare per arrivare ad una resa che viene inizialmente firmata e senza trovare le modalità per coinvolgere l'alleato e quindi si prolunga il tempo quasi di una seconda resa durante il quale si verifica una cosa importantissima che riguarderà anche altre rese del Regio Esercito italiano in altri teatri di guerra, vale a dire la Germania conquista territori lì dove l'Italia non era riuscita. La Germania crea le condizioni per arrivare a una stabilizzazione dei territori conquistati e con l'altra mano l'Italia cerca sulle retrovie di mantenere un posizionamento, cioè di far vedere che non si tratta di una rotta. Questa storia di Zolakoglu mi piace sempre meno. Anfuso informa che si tratta di riconoscere un governo costituito con tutti i crismi. Benché sussista l'occupazione territoriale da parte degli eserciti dell'asse, è chiaro che questo generale si propone di salvare l'unità nazionale ed etnica della Grecia. Ed è altresì chiara la connivenza germanica. Mi sembra che il meno che si possa fare sia richiedere ai tedeschi di lasciarci anche il governo civile dei territori che noi reclamiamo. Se no, temo che alla fine dei conti l'utile a noi riservato sarà molto modesto. A seguito della battaglia delle Termopili tra il 24 e il 26 aprile, tra esercito tedesco ed esercito greco con l'appoggio inglese, la Germania fa il suo ingresso ad Atene il 28 aprile e pianta la croce uncinata nazista ai piedi dell'Acropoli. Per la Grecia,
si apre una delle stagioni più drammatiche della sua storia. Si mette in moto subito una questione complicata che riguarda gli equilibri di questi territori. La tripartizione è una tripartizione complessa tra la Germania, l'Italia, la Bulgaria. I tedeschi procedono all'occupazione della Grecia vincendo le ultime resistenze. La bandiera del Reich sventola sulla città di Atene. Mussolini l'autunno scorso aveva pomposamente dichiarato che avrebbe rotto le reni alla Grecia, espressione tutt'altro che degna di un capo di Stato. Invece è la Germania che, dopo aver dimostrato al mondo la nostra incapacità, ha mosso il ciglio e la Grecia è caduta. Ora ad Atene sventola la bandiera di sangue del Reich col ragno artigliato nel centro. La nostra sconfitta ha reso più fulgida la sua vittoria. Gli italiani occupano la Grecia, direi, per un buon due terzi. I tedeschi in questo senso applicano, come lo applicheranno anche in Jugoslavia, una politica molto astuta. Occupano solo i punti nevralgici, strategici, le città, come per esempio una città portuale fondamentale che è Salonicco, ma lasceranno agli italiani per esempio quello gigantesco scatolone di sassi che è il Peloponneso. Peraltro va anche ricordato una cosa, una vera e propria catastrofe umanitaria capiterà nella Grecia occupata dagli italiani, la carestia ateniese. La carestia di Atene sarà una delle pagine più atroci, parliamo di, credo, circa 200.000 morti di media. Non è che gli italiani vogliono affamare il popolo greco, ci mancherebbe, non siamo a questo livello di sterminio. È una gestione poco organizzata. Ecco, il risultato è che questa amministrazione, davvero molto molto deficitaria, sarà di fatto criminale, perché la gente comincerà a morire per strada. È da ricordare la carestia ateniese, una delle pagine più tristi dell'occupazione greca. Lo strapotere della Germania schiaccia l'alleato fascista sia sul piano della guerra guerreggiata che su quello diplomatico. L'intervento nella penisola ellenica ha ridotto il regio esercito a comprimario, ma anche in Jugoslavia l'armistizio vede l'Italia più come osservatore che come protagonista. L'occupazione della Slovenia è un'occupazione civile e militare. I due uomini forti della Slovenia italiana, cioè della provincia autonoma di Lubiana, che è, diciamo, sono i distretti meridionali della Slovenia, quelli più rurali tra l'altro, quelli meno industrializzati, Lubiana a parte, sono Robotti, Mario Robotti, generale comandante dell'undicesimo corpo d'armata, ed Emilio Grazioli, uomo forte del fascismo triestino, che diventa alto commissario della provincia di Lubiana. A Lubiana, giornata d'inferno, piove e soffia un vento gelido. La gente ha l'aria stralunata, ma non ostile. Vedo l'ex bano di Slovenia. È avvilito per la sorte toccata a quella parte di Slovenia rimasta sotto i tedeschi. Il commissario Grazioli mi dice che in effetti il trattamento inflitto dai tedeschi alla popolazione è ancor peggio che spietato. Spogliazioni, rapine, uccisioni sono all'ordine del giorno. Le chiese e i conventi devastati e chiusi. Insieme al Duce prepariamo il decreto per l'annessione di Lubiana, una provincia italiana con larghe autonomie amministrative, culturali e fiscali. Il nostro trattamento liberale, confrontato con quello inumano dei tedeschi, dovrebbe attirarci la simpatia dei croati. Mentre la guerra parallela viene, diciamo così, sbandierata, no? È una modalità di intervento nel conflitto. Basti pensare al discorso famoso del 10 giugno dal balcone di Piazza Venezia. La guerra subalterna viene subita come conseguenza non voluta rispetto all'impostazione iniziale, ma a un certo punto si fa di necessità virtù, cioè si utilizza la capacità della Germania di intervenire vittoriosamente nei teatri dove l'Italia era uscita con le ossa rotte
per posizionarsi meglio. E questo piano piano si verifica, è il rovesciamento completo di quello che Mussolini aveva detto. In parte alcuni passaggi dei diari di Ciano già lo fanno emergere, ma poi sarà soprattutto lo sviluppo della guerra successiva a mettere in ordine questi passaggi. Verso la fine di maggio, solo la strategica Creta non è ancora sotto il completo dominio dell'asse, anche perché le truppe britanniche si sono ritirate nell'isola. L'azione dei paracadutisti tedeschi comporta molte perdite, ma è destinata anche in questo caso ad andare in porto. Il regime rivendica il ruolo fondamentale dell'Italia nell'operazione e si compiace di chiamare l'isola col nome romano di Candia. L'operazione di per sé non era soltanto la parte aerotrasportata, perché tutto quanto poteva portarsi a compimento solo qualora venisse assicurata la capacità di rifornire via mare l'isola di Creta occupata dalle truppe tedesche nel corso di questo aviosbarco. Truppe tedesche alle quali si aggiungeranno non solo le truppe tedesche di terra, che sarebbero state trasportate e scortate a cura della Marina italiana, ma anche forze italiane, le quali parteciperanno quindi a una serie di operazioni anfibie, così come le navi italiane a livello di torpediniere provvederanno alla scorta di questi convogli. Un'ulteriore operazione comporterà poi uno sbarco di truppe italiane a Creta col totale successo e senza perdite, che permetterà comunque di occupare una parte dell'isola. I documenti dell'archivio testimoniano dell'insoddisfazione italiana al termine della campagna balcanica. Vediamo ad esempio un rapporto dell'ambasciatore italiano a Berlino, Alfieri, che tira le somme di quel mese e mezzo di confronto militare e diplomatico tra Italia e Germania nella penisola balcanica. In questo rapporto Alfieri sottolinea come sia i militari tedeschi sia anche i diplomatici avessero avuto un atteggiamento poco collaborativo nei confronti dell'alleato italiano. Il rapporto è interessante perché è un documento ufficiale, ma è accompagnato da una lettera personale di Alfieri a Ciano. Caro Galeazzo, del rapporto che accludo ne farai naturalmente l'uso che riterrai opportuno. Come mai si sceglie di accompagnare un documento ufficiale con una lettera di carattere personale? Lo si fa per avere la possibilità di esprimersi più liberamente senza dover rispettare i canoni un po' rigidi della corrispondenza diplomatica. Nella lettera personale Alfieri avverte Ciano che rischia di essere considerato il primo ed unico responsabile della debolezza diplomatica italiana nei confronti di Berlino e lo sollecita a cercare di preservare quello che è lo strumento diplomatico a suo avviso più potente che è in mano dell'Italia in quella fase, e cioè l'attaccamento personale di Hitler a Mussolini, attaccamento che molti gerarchi tedeschi cercano di minare e di svilire. Cosa fa Ciano con il rapporto ufficiale inviato da Alfieri? Lo mostra Mussolini. Mussolini, nel leggerlo, ne evidenzia un passaggio. L'Italia, che ha sopportato così dure prove e che in questo momento sacrifica alla causa dell'asse un impero, ha ben diritto di non vedere discusse o contrastate le sue aspirazioni. Der Führer empfängt König Boris von Bulgarien. Von Papen. Der italienische Außenminister Graf Ciano begab sich von Wien aus, wo er Besprechungen mit dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop hatte, in das Führerhauptquartier. Se guardiamo ai Balcani, quindi al teatro di guerra balcanico nel 41, cercando di tenere insieme quelli che sono gli elementi qualificanti della presenza
delle forze italiane, delle forze armate italiane nei diversi teatri di guerra, troviamo, io credo, almeno tre questioni che poi riemergeranno nel corso del tempo, no? Il primo, una differenziazione tra, che so io, il Montenegro, la Slovenia, la questione del confine orientale con la Dalmazia che affonda le radici almeno negli accordi della Prima Guerra Mondiale. Quindi una proiezione esterna italiana che significa anche creare le premesse per quella che in parte lo è già stato e in parte lo sarà una fascistizzazione possibile di questi territori. Secondo aspetto che riguarda i Balcani nel 1941, il riflesso come uno specchio della debolezza italiana e della forza della Germania. Terza questione che nel 1941 comincia, io direi timidamente, ad affacciarsi, questi territori diventano dei territori contesi, ma contesi non tanto e non solo tra l'Italia e la Germania da una parte e le popolazioni che vivono nei territori dei Balcani, diventano territori contesi nello scontro decisivo della Seconda Guerra Mondiale. La primavera balcanica, per quanto l'occupazione sia stata incruenta, ha modificato completamente i vecchi assetti. Lo Stato croato adesso è retto da Ante Pavelic e dai sanguinari Ustascia, una realtà politicamente affine ai regimi nazista e fascista. Dopo gli accordi viennesi di aprile tra Ciano e von Ribbentrop, le rispettive zone di controllo vengono sancite nel Trattato di Roma del 18 maggio. Già da parecchio tempo la diplomazia italiana aveva previsto, anche sognata in alcuni momenti, la dissoluzione della Jugoslavia e la costituzione di una Croazia autonoma. Il fascismo già da parecchi anni aveva sostenuto un movimento indipendentista croato, il movimento Ustascia, guidato dall'avvocato Ante Pavelic, si faceva chiamare Poglavnik, Duce, no? E l'aveva finanziato, ospitato in Italia, sostenuto nelle sue attività terroristiche. A questo punto, quando Mussolini si accorge che la Jugoslavia sta andando a gambe all'aria e i tedeschi hanno l'intenzione di proclamare uno Stato indipendente autonomo, ecco che dice: abbiamo l'uomo giusto. L'uomo giusto è Pavelic. E difatti Pavelic diventa Poglavnik. Solo che c'è qualche piccolo problema. Negli schemi italiani sarebbero stati gli italiani a liberare Zagabria, a insediare Pavelic. Invece a Zagabria ci sono i tedeschi. E Pavelic non ha alcuna intenzione di fare satellite dell'Italia, ma cerca di barcamenarsi tra Italia e Germania. Formalmente la Germania riconosce la prevalenza italiana, però contemporaneamente fa il possibile per acquisire l'egemonia economica sulla Croazia. Da parte loro i croati, sì, gli Ustascia sono riconoscenti a Mussolini, però i croati sono furibondi perché l'Italia ha strappato alla Croazia e la Dalmazia e quindi i rapporti sono molto tesi. Di fatto, sulla carta l'Italia sembra aver ottenuto tutto quello che desiderava, no? La quasi continuità territoriale sulla sponda orientale adriatico, l'Adriatico è diventato il Mare Nostrum. Solo che, a vedere bene, l'egemonia sull'area Jugoslavia non è italiana, ma è tedesca. Teoricamente all'inizio, questo almeno l'obiettivo di Razzioli, è quello di normalizzare la Slovenia, rendere la provincia di Lubiana una provincia italiana a tutti gli effetti. Una delle caratteristiche dell'occupazione della Slovenia, di questi 29 mesi di occupazione, saranno i conflitti, i molteplici conflitti che si avranno appunto sul territorio della provincia di Lubiana. Anzitutto c'è un conflitto ovviamente con gli sloveni stessi, poi abbiamo però un conflitto anche, un conflitto molto più complesso, molto più, diciamo, sotto traccia, a bassa intensità, con i collaborazionisti. Il problema è che manterranno sempre una fortissima ambiguità nei confronti degli italiani e lo dimostreranno dopo l'armistizio dell'8 settembre 43. Un altro conflitto si ha tra le autorità civili, Grazioli, e le autorità militari, Robotti. Un altro ancora si ha tra italiani e tedeschi. Infine, l'ultimo grande conflitto si ha tra le autorità civili e militari italiani presenti a Lubiana e il governo di Roma,
che non applicherà se non in minima parte la legislazione italiana su quel territorio, e sarà un lungo braccio di ferro che comporterà di fatto un dialogo tra sordi, tra le autorità di Lubiana e quelle romane. Il 22 giugno è il giorno dell'avvio dell'operazione Barbarossa. La dichiarazione di guerra dell'asse alla Russia diventa in Jugoslavia anche il pretesto per alimentare una serie di atti di ostilità armata della resistenza nei confronti delle truppe occupanti. Il segretario del Partito Comunista, Josip Broz Tito, chiama i compagni alla lotta contro il nazifascismo, e da questo momento le cose inizieranno a prendere una piega differente. La stessa reggenza del Montenegro ne paga le conseguenze. Continua la sollevazione montenegrina. Anzi, sta prendendo proporzioni sempre maggiori. Se non avesse un profondo amaro significato, sarebbe grottesco. È in atto una guerra tra l'Italia e il Montenegro. Speriamo che i nostri militari arrivino a risolverla senza dover chiedere l'intervento tedesco. Mussolini, come al solito, parla in tono acre dei militari e dice che ama un solo generale, mi sfugge il nome, il quale in Albania disse ai suoi soldati: «Ho sentito dire che siete dei buoni padri di famiglia. Ciò va bene a casa vostra, non qui. Qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini e stupratori». L'insurrezione montenegrina ha quasi buttato in mare gli italiani, che sono riusciti a mantenere soltanto alcuni grossi presidi, gli altri sono stati spazzati via. Ma naturalmente non è che possono accettare una situazione del genere. Quindi parte la controffensiva, con truppe fatte arrivare dall'Albania, al comando del generale Pirzio Biroli. Chi è Pirzio Biroli? Ma Pirzio Biroli è uno dei pochi generali italiani che ha un'esperienza di antiguerriglia, perché ce l'ha fatta in Abissinia, e quindi sa cosa bisogna fare, lo dico tra virgolette evidentemente. Beh, la prima cosa da fare, la riconquista militare, è la repressione feroce. Il Montenegro viene messo a ferro e fuoco. Gli ordini sono draconiani: distruzioni, fucilazioni di prigionieri, fucilazioni di ostaggi in ragione di 10 per ogni soldato italiano, e addirittura di 50 se ad essere colpito è stato un ufficiale. Quindi repressione dura. Ma contemporaneamente Pirzio Biroli fa anche politica, perché si è reso conto che in realtà il fronte degli insorti è diviso, perché quasi subito nazionalisti serbi e partigiani comunisti hanno cominciato a litigare, perché sono diversissimi. Tullio Campana è di stanza in Montenegro. Nei primi mesi dell'occupazione italiana i soldati non riscontrano particolari problemi, ma già a partire dall'estate del 1941 le cose cambiano un po'. La domenica mattina, 13 luglio, appena giungo in caserma ho sentore di novità. Si parla di qualche rivolta da parte dei montenegrini, ma non si sa ancora dove e in quale entità. Si è poi saputo che era stato architettato il piano di occupare Cettigne e tutti gli altri paesi del Montenegro. La città si è fatta deserta. Chi circola viene arrestato. Secondo gli ordini, bisognava rispettare questa gente, far loro vedere che gli italiani sono civili, conquistano territori e popoli, ma lasciano loro ogni libertà. E questi hanno risposto col tradimento. Ma la colpa non è loro, ma nostra. Essi difendono il loro paese, anche se combattono per un'idea, qual è quella comunista, avversata dal fascismo. Il diario di Tullio racconta nei minimi dettagli quelle giornate estive in cui la tensione sale e le sparatorie con i ribelli si intensificano. A pochi giorni di distanza, la gestione da parte delle truppe italiane ha un cambio di passo. In Cettigne si è costituito un tribunale straordinario di guerra e si procede a qualche fucilazione di imputati, pochi però, e non nella città. Accolgono la condanna a morte senza battere ciglio, indifferenti, quasi inconsci. Persistono nelle loro idee, gridando «Viva la Russia!» prima di morire e fumando. Muoiono contenti per il loro ideale.
Mi chiamo Franceschini Giovanni Marco, nato a Brescia il 25 aprile 1920. Facendo un giro di rastrellamento abbiamo perquisito una casa e dentro questa casa c'era una donna che aveva la divisa di ufficiale italiano. Quindi l'abbiamo presa per il collo e dire: com'è stato? Oh, io dobro, io ne znam, non so niente. Ma se hai qui la divisa, di lì era passato un ufficiale italiano che l'aveva fatto fuori e la divisa era rimasta lì. Rassimoliamo tutti quelli che possiamo, li mettiamo in fila. Sei comunista? Sì, sei comunista, sei comunista. Fuoco! Abbiamo fatti fuori. Non so se erano due, tre o quattro, comunque anche noi abbiamo fucilato, senza processo. Queste sono, diciamo, episodi sgradevoli dovuti a una guerriglia, perché non era guerra, era guerriglia. Ecco perché la guerra della Jugoslavia è stata per noi una brutta guerra di miseria, di dolori, di perdite. Laggiù c'era sempre il pericolo di prendersi una fucilata. Mentre i primi contingenti partono per la campagna di Russia, la propaganda, arma inesauribile del fascismo, segue gli alti e bassi dei fronti aperti e intanto su suolo italiano si registrano alcuni interventi aerei che destabilizzano la popolazione e dimostrano la vulnerabilità del territorio. Per quanto il Duce voglia volgere anche questi episodi a suo favore. Ho rivisto il Duce dopo alcuni giorni di assenza. Sta bene ed è contento dell'ispezione passata alle truppe in Puglia. La divisione tridentina, ha detto, era superba. Non esito ad affermare che non esistono in Europa altri soldati così perfetti. Attacco aereo su Napoli. Molto duro. Non tanto per il numero delle vittime, quanto per i danni, tra i quali il più grande è l'incendio delle raffinerie italo-americane. Abbiamo perso 6.000 tonnellate di nafta e Dio sa quanta poca ne abbiamo. Il Duce ha detto: «Sono lieto che Napoli abbia delle notti così severe. La razza diventerà più dura. La guerra farà dei napoletani un popolo nordico», sul che sono abbastanza scettico. Teniamo conto che il 41 non è ancora l'anno della grande offensiva sulle città italiane, anche perché gli inglesi sono gli unici, sono rimasti solo loro e devono attraversare la Francia, e la Francia occupata e la contrada tedesca abbatte tanto i Gladiator quanto i Wellington, che sono appunto i cacciabombardieri inglesi. Partono da Malta e infatti colpiscono principalmente le città del centro-sud Italia in questa fase. Abbiamo anche un'offensiva molto pesante, ad esempio su Napoli nell'autunno. Diverse volte Napoli viene colpita in quell'anno. Nell'autunno calcoliamo circa 300 morti in una serie di incursioni appunto provenienti dalla Piazza Forte di Malta. Poi abbiamo anche l'attacco su, molto famoso quello anche in Puglia, a Bari, a Brindisi. Il Duce continua i suoi sfoghi germanofobi. Stamani ha detto: «Meditando sulle parole di Villani, domando se anche noi ormai non facciamo parte delle nazioni vassalle, ed anche se non lo siamo oggi, lo saremmo il giorno della vittoria totale della Germania. Sono infidi e senza misura. Per ora non c'è niente da fare. Siamo su questo binario e dobbiamo restarci. Ma dobbiamo augurarci due cose: che la guerra sia lunga e spossante per la Germania e che finisca attraverso un compromesso che salvi la nostra indipendenza». Ma nel 41 è ancora in piedi l'idea di poter mantenere la squadra, di far vedere che c'è una coalizione, che c'è
un asse, in fondo l'asse Roma-Berlino, prima di romperlo ci si pensa, che cosa resterebbe in Europa se l'asse Roma-Berlino si riducesse soltanto a Berlino, mentre gli altri paesi sconfitti, e sono tanti, vengono in una certa misura messi all'angolo, no? Dovranno riorganizzarsi. Il 41 per gli italiani in Jugoslavia è l'anno della grande illusione e della grande disillusione. L'illusione di aver risolto il problema jugoslavo nel miglior modo possibile. Invece, fin dall'estate, la Jugoslavia va per aria. Tutti contro tutti. Nell'autunno ormai c'è già una guerra generalizzata con degli scoppi enormi di violenza e gli italiani si rendono conto non solo che non se l'erano aspettata, ma che ne sono in grado di fronteggiarla. Non hanno né un equipaggiamento né un addestramento tale che li consenta di fare efficacemente dell'antiguerriglia. Ecco allora che fra l'inverno del 41 e la primavera del 42 ci sarà bisogno di una completa riorganizzazione della presenza italiana. Basta illusioni di normalità, il potere dove ci hanno i civili deve passare il militare, è a ferro e fuoco, repressione sistematica, con una novità che introdurranno gli italiani verso la fine del 41 e poi soprattutto nel 42, che sarà la creazione di campi di internamento dove concentrare la popolazione delle zone ad alta densità partigiana dove le truppe italiane non riescono a venire a capo del movimento partigiano. La campagna di Grecia e il decisivo contributo allo smembramento della Jugoslavia sono due oscure voragini di cui l'Italia sarà destinata a pagare le conseguenze negli anni a venire. Intanto, sui fronti dell'Africa settentrionale e nei paesi che fanno parte dell'impero fascista, dalle dune del deserto fino all'Etiopia, si consuma una lunga e drammatica sequenza di battaglie, di sconfitte e ritirate.